ritrovati per un'altra puntata della rubrica Il nostro comprensorio. E oggi noi seguitiamo la nostra passeggiata nel comprensorio di Allerona, toccando San Pietro Acque Ortus. È una località veramente affascinante, bella da vedersi, e quindi vedremo anche quale sarà il suo futuro di questo borgo che oggi credo sia quasi abbandonato. E poi entriamo in quello che è Allerona, le abitudini di oggi, le sue tradizioni. Parleremo del coro cittadino e poi quei famosi pugnaloni, quella tradizione veramente antica, i pugnaloni. E quindi scenderemo a vedere il corteo dei pugnaloni, quel corteo storico che ha sempre richiamato tanta gente al suo passato. Con noi è sempre, con vero piacere, che io li presento, il signor Valentino Rocchigiani, il signor Tomassini. Allora, un saluto agli ospiti, un saluto a Mauro e quindi diamo il via alle nostre chiacchiere, come si dice sempre, sperando che vi interessino. Ecco, sì, andiamo verso San Pietro. Ha un altro santo, però questa volta è un borgo medievale. Ecco, non è un patrono, è San Pietro Acque Ortus. San Pietro Acque Ortus si trova tra Fabbro e Villalba. Questa era la vecchia scuola di quando facevo io, quando insegnavo a Monticchio e Allerona, che spesso c'erano i contatti col maestro Chiari che insegnava appunto qui a San Pietro, e quella appunto era la vecchia scuola. Queste invece sono le lapidi che ricordano i caduti della guerra 15-18, l'una, e della guerra 40-45, la seconda, questa rettangolare. Cosa rimane appunto di San Pietro Acque Ortus? Notizie ci sono, ma vengono dal Ceccarelli, vengono dal Manente, cioè vengono da fonti pochissimo attendibili. Appunto dell'anno 1000 si parla dei frati, c'era una casta di servitori, ponitores eccetera, no? Perché gli uni pensavano alle cose, diciamo così, della chiesa, le cose spirituali, e l'altro invece pensavano alle cose materiali, a seminare, a raccogliere, eccetera, però vivevano in comunanza e comunità. Oh, si parla appunto là che c'è stato un grosso eccidio di briganti in quella zona, vero? Però siamo tutti nel campo dell'ipotesi. Rimane il fatto. Ecco, e poi passare a Premostratensi, no, praticamente sotto alla chiesa di San Giovanni d'Orvieto. Diciamo piuttosto allora una cosa che può essere simpatica. Perché si chiama San Pietro Acque Ortus? Stando sempre alla leggenda, vero? Perché San Pietro attraversato il Mediterraneo, vero? Sì, il Tirreno, è sbarcato sulle coste della Toscana, poi per andare a Roma è passato in quella zona, naturalmente là convertì 5 o 6 persone, però non aveva l'acqua per battezzarle, e allora chiese al Padre Eterno, diciamo, vero, la possibilità di avere dell'acqua, e ecco che zampillò dal terreno, sì, è acqua che sorgente. Esatto, in realtà è una zona particolarmente ricca d'acqua, perché sì, invece quella ancora i pozzi che alimentano una parte dell'acquedotto di Allerona. Sì, c'è quella fontana poco più su, sì, dico, sì, c'è un carroccio d'acqua che mette paura, ma penso che abbia pure delle qualche cosa di, non so, è un'acqua particolare o un'acqua normale? Perché c'era una fila di persone a prelevare quest'acqua. No, beh, come tutte le fontane che sono naturali, diciamo, attirano un po' l'attenzione delle persone perché ritengono che quell'acqua non sia assolutamente inquinata. Questo è assolutamente vero, stante l'ambiente circostante, che è veramente di una purezza e di una naturalità particolare. Naturale. Allora, è chiaro che anche il nome vicino al latino possa far pensare a un discorso di potenzialità termali o d'altro. Certo. Non sono stati condotti ad oggi studi, anche perché la proprietà è privata, non è una proprietà pubblica, però insomma io credo che ci siano delle possibilità di vedere. Sì, e via via siamo più che altro a vederla come è oggi, in condizioni veramente disastrose. Appunto, questa sarebbe la famosa scuola che è stata costruita per, no, perché l'altra era fatiscente. Sì, questa è di proprietà comunale, in effetti, perché fu costruita proprio per la scuola di quel borgo, per ovviare al fatto che l'antica scuola, diciamo, non era più agibile, non era lungo tempo, anche perché quella dell'antica scuola era
una cosa un po' particolare, perché adesso forse nelle immagini non si vede, ma c'è un fiume che passa proprio sotto, sotto la scuola, insomma. Quindi è una cosa abbastanza particolare. Diciamo. La scuola, ecco, quando ci andavi te, in che anni era, Mauro? Era nel 50-51. Cioè, quanti bambini c'erano? Il comune di costruisse una scuola nuova. Sì, ma vuol dire che ancora c'era popolazione. Sì, era anche lì un grosso borgo e raccoglieva una vasta zona. E c'era, mi ricordo, il maestro Chiari, sì, sì, che era anche un bravissimo pittore. Un maestro noto nella Leonese. Chiari Franco, scorrere. Dicevo, il fatto della scuola, per riallacciarmi alle ultime parole, era anche dettato dal fatto che oltre il borgo di San Pietro in quell'area c'è una forte presenza di casolari, perché lì intorno abbiamo Sconfitta, Scopeto, Acquaviva, Casanuova, l'altra parte, cioè, ci sono diversi fabbricati, tutta la zona, Torre Casa Alta, Casa Bassa, Torre Bisenzio, una parte, una grossa proprietà della Piccolomini con altri 4 casali, quindi c'era una forte presenza anche di unità poderali, per cui su quel borgo si concentrava poi il numero, sì, degli abitanti. Qui c'è, ecco, quello è rimasto della chiesa. Quello è rimasto della chiesa. Portale, attualmente sì. Anche la chiesa è stata venduta, non è più di proprietà della Curia, sì, ma lo stesso proprietario ha acquistato anche la chiesa. E il progetto di questa società, che poi è una società comunque fatta di un proprietario quasi unico, perché credo abbia il 90% delle quote societarie, è una persona che ha forte attenzione sia alla storia, quindi a fare un tipo di ristrutturazione molto attenta, ma anche un'attenzione verso il sociale, per cui la ristrutturazione del borgo dovrebbe essere articolata nella ricreazione proprio della storia del borgo, di quello che era il borgo. Chiaramente con, come dicevamo prima, giustamente ogni imprenditore che investe in queste cose una notevole quantità di denaro, perché qui stiamo parlando di diversi milioni di euro, è chiaro che poi percepisca anche la necessità di avere di questo suo investimento remunerato, per cui sicuramente sarà nella maggior parte della ristrutturazione saranno create delle strutture ricettive di qualità, insomma creare il vecchio borgo con una sua vita e una sua storia e con la possibilità, diciamo, di un turismo di alta qualità anche legato alla posizione strategica che ha San Pietro Acque Ortus. Siamo vicinissimi a San Casciano dei Bagni, quindi noi subiamo anche questa possibile influenza della bassa Toscana, che chiaramente ormai comincia a sta stretta nei propri confini e quindi allarga un po' verso le parti dell'Umbria le proprie possibilità. Credo che ci sia completamente la possibilità di rivedere il borgo di San Pietro, non dico nel suo splendore originario, ma sicuramente in condizioni accettabili. È una speranza, nel senso che ad oggi noi abbiamo di concreto la presentazione dei progetti della parte esterna al borgo. Ci sono tutti i 2 o 3 fabbricati di proprietà della società che sono esterni al borgo, sono stati presentati in comune, hanno avuto la concessione edilizia, il permesso a costruire oggi, e quindi stanno andando verso l'appalto dei lavori. Quindi insomma si stanno creando tante opportunità affinché la cosa vada in porto. Bene, entriamo nel vivo di quello che è l'oggi a Lerona, di quello che tiene desti i cittadini con le sue attività amatoriali, hobbistiche, di volontariato, perché di quello che andremo a parlare ora è tutto volontariato, non volontariato che però crea quei pretesti per vivere la città, per vivere la cittadina, no? per non annoiarsi, per sentirsi in qualche modo protagonisti, ecco, del paese, di quello che è l'attività. Allora partiamo con il coro cittadino, quindi un coro come addestrato? Il coro cittadino c'ha un anno e mezzo di vita, hanno cantato a parte in paese, quando c'è qualche manifestazione chiamano il coro cittadino, oppure la notte di Natale a Lerona Paese con la banda e coro, un concerto con la banda e coro. Thank you.
ci stanno anche i solisti, quindi non è un coro così così. Abbiamo visto il nostro Giovan Battista dietro. Io sono... E te che voce fai? De basso, baritono? Ah, basso. Infatti, io poi sono l'ultimo aggregato. Quanti uomini siete? Noi quello lì l'abbiamo cantato, eravamo su un camion, quindi abbiamo cantato in piazza in occasione del decennale dell'associazione Avis, quindi ecco perché abbiamo parlato di coro. Ora, quante volte fate le prove, vi incontrate? Perché un coro fa le prove, ogni no? Venerdì. Ogni venerdì, ogni quindi venerdì. Tutte le settimane voi... Tutte le settimane, ogni venerdì. Anzi, posso dire che chi dirigeva, anzi si parlava, ecco, mentre noi vedevamo il filmato, la maestra che dirige questo coro poi partecipa anche nel coro di Cicogna. Quindi vedete questo scambio sì, di voci artistiche che, marito e figli vengono sì, a Cicogna, come adesso quanto avevamo bisogno di per Natale, non mi ricordo dove siamo andati a cantare. C'è qualcuna di Cicogna che è venuta a darvi una mano. Questo è bello, anzi lega i paesi, lega ecco, un pretesto per stare per conoscersi anche tra paesi, ecco, in questo volontariato. Io sono stato trascinato adesso, sono pochi mesi. Non insomma, è che... c'è tanto entusiasmo come tutte le cose che nascono, quindi la premessa per resistere ancora tanti anni. Ecco, di è un anno e mezzo che c'è. Però dice buongiorno signora dal mattino, ho visto che c'è tanta, ci siete in tanti, impegno. Arricchisce il paese. E bene, quindi oltre ecco, al coro cittadino, so che però c'è anche una rassegna teatrale di volontari, cioè non sono di volontari. No, questa noi facciamo nel periodo estivo, tra luglio e agosto, normalmente finiamo intorno al mezzo agosto ad Alerona Paese, nella splendida cornice della chiesa, che magari una delle prossime puntate vedremo, della chiesa di Santa Maria, nella piazza, una rassegna teatrale amatoriale, ma in tutta Italia, cioè noi selezioniamo compagnie amatoriali di tutta Italia e facciamo. Quindi questa. Dura anche diverse serate? Dura quasi due settimane. Il Premio Stella d'Oro? Sì, è il Premio Stella d'Oro. Voglio dire, ad Alerona in quel periodo estivo effettivamente è una cosa... Assolutamente è una cosa importante, che attrae, gestita in collaborazione tra l'amministrazione e la Proloco. È alla nona edizione, c'è stata, e abbiamo istituito quest'anno, tra l'altro, e mi fa piacere ricordarlo, il primo premio regia Giancarlo Pancaldi, perché negli ultimi anni questa manifestazione è stata gestita e presa per mano dal compianto Giancarlo, perché a quel tempo era poi tra l'altro assessore alla cultura del comune di Alerona, e penso e spero che noi possiamo continuare, perché è uno sforzo economico non indifferente per il comune di Alerona, però noi vogliamo farlo e spero che possiamo continuare fino alla 18esima, 24esima edizione, perché riteniamo che questo sia un fatto importante. Lo facciamo anche in collaborazione con il Teatro Mancinelli, che ci dà una mano anche per i giudici, gli esperti, quindi io credo che sia una cosa che per l'estate aleronese è importante. Beh, è un modo di far conoscere Alerona, ecco, in tutta Italia, ha detto, le compagnie da tutta Italia, dalla un anno Sicilia, verranno. Dalla Sicilia al Trentino. No? Quindi compagnie che si sono poi ripetute, che ci sono sì, già, sì, quindi sì, hanno trovato un ambiente confacente per le no, diciamo che molte se ne dispiacciono perché le domande che arrivano sono nettamente superiori a quelle che possiamo aspettare. Ma allungate il periodo. Fate tre settimane, no? C'è sempre quel famoso problema delle risorse. Perché dopo ecco che gli date alloggio a queste beh, compagnie. Beh, noi sì, li ospitiamo, poi prevediamo un premio finale. Quindi ci sono noi, delle c'è tutta una organizzazione dietro che comporta comunque degli investimenti. Bene, allora arriviamo a vedere altri filmati parliamo adesso, dei pugnaloni. Queste sono immagini del 1930. Vedete, il pugnalone non è come quelle che vedremo dopo. Anche questa è davanti al comune, sempre nel 1930-35, perché ancora ci sono gli stemmi delle scuole elementari. Ecco, questa invece è del 1948. Vedete, il pugnalone poggia su una ruota, una specie di ruota. Questi sono sempre pugnaloni intorno agli anni 50, questo è 1951, il pugnalone già è un po' modificato, 1956, i costruttori di pugnaloni, questo è sempre di quell'epoca, questo è dentro casa mia,
perché me l'ha regalato un costruttore di pugnaloni. Sono due, me l'ha date due, sono in legno, fatte da un artigiano. Che cosa sono i pugnaloni di Allerona? Sono, prima di tutto, sono tre, in tre paesi diversi che vengono fatti questi pugnaloni, cioè queste feste campestri, sono feste pagane, religiose, adesso non lo so come chiamarli. Allora, che cosa? Queste qui vengono fatte a Marta, viene fatta la barabbata, poi Acqua Pendente vengono fatti i pugnaloni e a Lerona vengono fatti i pugnaloni. Fino alla fine del 1800 i pugnaloni di Acqua Pendente erano identici a quelli lì di Allerona. Che cosa significava? Che questa asticella, questa asta lunga 3 metri, era uguale sia a Allerona che a Acqua Pendente. La barabbata di Marta, entrano in chiesa i contadini con i cappelli, gridano Viva Maria, portano le offerte. Acqua Pendente si sono trasformati in fatti con i petali di fiori, in teloni, quadri floreali, bellissima, tutti gli anni cambiano argomento, mentre i pugnaloni di Allerona sono i pugnaloni, quelli autentici, quelli hanno avuto delle trasformazioni, però gli originali di questi tre pugnaloni sono quelli lì di Allerona. La festa dei pugnaloni è dedicata a Sant'Isidoro. È una cassetta del 1990. Ecco, i pugnaloni però, al di là di questo pungolo di cui le diceva, era un attrezzo che serviva sia per stimolare i buoi, no, che tracinavano poi l'arato, sia per pulire l'arato, no? Era un po' un pungolo così. Ora però questo qua si è trasformato in scena agreste. Oggi il pugnalone si fa di solito con delle scene che rappresentano la vita di campagna, no? E quindi ecco, la rappresentazione non è più il solo pungolo, ma è diventato, diciamo, uno spettacolo nel vedere tante scene, ecco, riprodotte agresti, insomma, no? Infatti, questo è delle scuole elementari, quello lì che vedete, quella casetta, vedete uno spaccato di una casetta contadina. Com'era all'interno, sì, con riprodurre la vita col prete, noi con lo scaldaletto, con la vecchia pietra a cingoli. Ogni pugnalone, cioè al centro c'hanno tutte quante una pianta, una cima di pioppo, tutte quante obbligatorie. Però e ogni carro c'ha le varie scene della vita contadina. Si sa, una volta pare è un signore che ha vinto molti premi. Si chiamava Zaganetto. Però è il pugnalone storico di Allerona. Tra lui e quelli Guerrini, quello sì. Adesso non ne fa più i pugnaloni. Sì, ci lavoravano tutto l'anno per sì, presentarlo in due o tre giorni. Una volta specialmente durante l'inverno, quando le giornate proprio pioveva, facevano i pugnaloni. Adesso si sa, la gente dei campi non esiste più, non lo fanno. Per tradizione. Adesso Righetto non fa il pugnalone, ma fa molti oggetti in legno, di carattere artistico. Insomma, voi la siete fieri di questa ricorrenza del pugnalone? È un'occasione, la gente anziana, specialmente la gente anziana, la gente che ha abbandonato il potere, la gente che se n'è andata via, quel giorno ritorna perché le sue origini sono contadine, ritorna per, no, per riassaporare, per incontrare i vecchi amici, scegli magari quel giorno, può darsi che il giorno della festa di Sant'Isidoro c'è più gente del giorno di Sant'Anzano. La differenza
è un po' tutta beh, lì. Sì, perché, perché il mondo contadino. Sant'Isidoro fa ricordare ecco, i pugnaloni, no? Perché si fanno per la festa di Sant'Isidoro. Sì, sì, sì. Sant'Anzano è il patrono. Comunque tutte e due sono ricordati, credo, nella maniera giusta, sì, sia domenica, sotto l'aspetto civile. Che... Uno la seconda domenica e uno la terza domenica. Prima venivano fatti il lunedì, cioè la domenica veniva festeggiato Sant'Anzano e lunedì veniva festeggiato Sant'Isidoro. Ecco, questo è il pugnalone, quello pugnale famoso, cioè tutte quelle cose che descritte dal Perale nel 1939, promosse annualmente da una commissione di contadini e finanziate con offerte private che i bifolchi chiedono e riscuotono durante il raccolto del grano, consistono in un'asta lunga 3 metri, il cui ultimo metro in alto è avvolto da una grossa gabbia ovoidale formata di frusta o di verghetta flessibile di legno e somigliante ad una grande rocca da filare. La gabbia è tutta ornata di nastri a colori vivaci e di fiori freschi di campagna fissati sulle fruste, e dalla sommità della gabbia esce in alto, isolato, un mazzo compatto di fiori. Dietro la gabbia dondolano sospese a cordicelle e a nastri i formaggi freschi, le squisite caciotte alleronesi, fiaschetti di vino, nidi d'uccello, arnesi da bifolco, piccole rate di legno, piccole bove in terracotta, lesine, martelle, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, queste, anche queste vedete con i biconci, l'uomo che porta i biconci dell'uva. La stalla del mulino a olio. I carri, quello lì è, noi chiamiamo il legnetto, cosa, è il carro. Noi vorremmo ricostruire piano piano, ci stiamo lavorando, ricostruire intorno alla festa di Sant'Isidoro anche però un momento di valorizzazione dei prodotti tipici dell'agricoltura. Quest'anno probabilmente con una collaborazione col GAL vogliamo fare una settimana di eventi che vadano tra Sant'Anzano e Sant'Isidoro, dove c'è una riscoperta dell'arte del pugnalone, e quindi fare anche dei corsi per chi vuole, per imparare a fare qualche piccolo oggetto utilizzando come insegnanti i veri padroni del pugnalone, i veri padroni del pugnalone, e poi legare anche a una specie di mercatino, a una degustazione dei prodotti tipici, perché vogliamo far capire che quel modo di lavorare la terra, quel modo che è rappresentato nelle scene dei pugnaloni, poi è anche un marchio di qualità, un marchio di forza per i nostri prodotti tipici. E quindi vorremmo legare a questa festa una valorizzazione dei nostri prodotti tipici. Per ritornare al vecchio ragionamento che stiamo dibattendo dall'inizio della trasmissione, vogliamo che vicino a ogni cosa che riusciamo a fare ci sia anche la possibilità di ridare fiato al settore economico di questi nostri paesi che purtroppo, essendo un po' marginali, un po' sperduti, subiscono problemi da questo punto di vista. Il rapporto giovane adulti com'è ad Allerona? All'interno dell'abitato di Allerona, mi riallaccio un po' a quello che diceva Giovan Battista, c'è un bel legame, specialmente in queste occasioni. Diciamo che nelle occasioni delle festività, nell'occasione del riscoprire le tradizioni, nella gestione della banda, c'è un ottimo rapporto fra le generazioni. No, ma io oltre a questo aspetto intendevo anche il rapporto percentuale tra giovani e... Ah beh, una popolazione perché, abbastanza anziana nella... Perché i giovani vanno fuori, lavorano fuori... E in larga parte non avendo un grosso... Quindi grosso non fanno neanche da spoletta, Lerona... Qualche fenomeno di pendolarismo. Diciamo che la popolazione è abbastanza stabile nel suo numero. Noi abbiamo fenomeni di non fortissimi, ma fenomeni di immigrazione e anche di extracomunitari, per cui ecco, c'è una standardizzazione del numero di abitanti nonostante le morti che superano il fattore delle nascite. Chiaramente si vede più allo Scalo, perché lo Scalo è un paese in crescita, un paese che anche dal punto di vista urbanistico edilizio sta crescendo, e meno ad Allerona Paese. È più comodo anche per le vie, per le strade, certo. Per le vie viarie, insomma. Bene, allora vediamo questo corteo, sì. Che è l'altra, dice... parte, è l'altra parte della festa, diciamo, l'altra parte importante della festa dei pugnaloni. Che si fa di mattina questo. Esatto. Anche i pugnaloni, vengono poi esposti tutto il pomeriggio. Tutto il giorno. E poi nel pomeriggio esiste la mostra degli arti e mestieri. Che può dare anche la voce. Ecco, perché... qui adesso sentiamo il commento. Cerco. Tutti quanti indossano i costumi alleronesi della fine del secolo scorso.
continuità quel mondo agricolo. Alcune portano doni che offriranno per la Santa Messa. Seguono da presso i giovinetti, nel cui volto traspare la serenità di un mondo senza problemi. Portando cesti di frutti e fiori dei campi, escono ora le donne del popolo. Due di loro recano compostamente il pane ed il vino per offrirlo alla Santa Messa. Altre sono accompagnate dai loro mariti, che hanno lasciato il lavoro dei campi per venire ad onorare il loro santo. Ecco ora affacciarsi alla Porta del Sole la famiglia patriarcale alleronese. I figli insieme ai genitori, sotto il vigile sguardo dei nonni che sapranno guidarli dall'alto della loro esperienza. Portando in mano il libro di preghiere con cui potranno seguire la Santa Messa, sfilano ora le donne alleronesi, seguite da due giovinette e due giovani appartenenti alla media borghesia. Schive riservate appaiono ora altre donne, accanto ai loro mariti, che si uniscono anch'essi devotamente ai riti sacri. Lentamente le signore alleronesi, eleganti e compite, con i loro figlioletti e insieme ai loro mariti, incedono con passo austero, sfoggiando la raffinatezza e la ricchezza dei loro abiti. Portato da un lavoratore dei campi, compare il pungolo, il bastone unito ad un'estremità di un puntale di ferro e dall'altra di un raschietto che gli aratori usavano per guidare i buoi e per pulire l'aratro dalle zolle più tenaci. Chiude il corteo storico un pungolo ornato da fiori della campagna che rappresenta il momento di unione tra l'antico attrezzo e gli attuali pugnaloni che vedremo sfilare per le vie del paese nella festa di Sant'Isidoro. Allora, ci diceva Giovan Battista che questo è Sant'Isidoro. Sì, è stato di Sant'Isidoro. E com'è la storia dunque? Cioè, Isidoro pregava. Ecco, un angelo andato dal Signore lavorava con i buoi a posto di Isidoro. Per fare in maniera che comunque i campi fossero lavorati e quindi all'occhio del padrone il lavoro fosse fatto, nel frattempo però Isidoro pregava. Isidoro è diventato santo perché effettivamente aveva fede, pregava, sì. Quindi anche i suoi atteggiamenti verso gli altri, no, eccetera, era un comportamento da essere poi diventare santo. Bene, noi dobbiamo chiudere per esigenze di tempo. Ringrazio il sindaco Valentino Rocchigiani, ringrazio Giovan Battista Tomassini e che, come sempre vedete, vengono qua, ci fanno questa trasmissione su Allerona veramente bella, interessante. Io vi ringrazio tutti i telespettatori del Viale 39, ringrazio voi ancora una volta. Riprendendo quello che diceva Giovan Battista, non vorrei rischiare di annoiare magari con la storia di Allerona, però se lo riterrete opportuno noi faremo sempre con piacere questa, perché ribadisco quello che ho detto l'altra volta, credo che sia importante per le persone che magari non conoscono queste storie, che non conoscono le realtà, non conoscono neanche i progetti che si possono fare su un territorio, ma forse gli alleronesi stessi non conoscono quello che scorre nel loro territorio, e quindi credo che sia importante. Ringrazio naturalmente gli ospiti con questa poca voce che ho, ma ringraziamento comunque a piena voce, e ringrazio coloro che ci seguono. Per me sono cose molto interessanti e non mi stancherei mai di vederle. E quindi alla prossima, a tutti un arrivederci. Grazie. Buonasera.